Con il tecnico del Cerignola una partita che avevate iniziato bene nei primi 10 minuti, poi il Pescara ha tirato tante palle gol, dove vi ha messo in difficoltà? Beh, abbiamo trovato una squadra molto, molto forte, una squadra molto ben preparata e ben messa in campo, che ci ha messo in difficoltà soprattutto sulle catene esterne, dove hanno creato sempre superiorità numerica, nonostante fossimo insomma con tanti uomini, sono stati molto più bravi di noi negli scambi nello stretto. Sapevamo che avevano questa grossissima qualità come caratteristica, motivo per cui poi avevamo cercato anche di cambiare il sistema di gioco e di chiudere le linee di passaggio all'interno del campo. Però soprattutto nella seconda fase del primo tempo sono stati molto bravi loro, un po' meno coraggiosi noi anche nella gestione e nelle ripartenze. Poi nel secondo tempo sull'1-0 siamo riusciti a fare qualcosa in più, siamo riusciti a prendere più campo, siamo riusciti a creare anche un'occasione da gol, un'occasione dove probabilmente c'era un calcio di rigore a favore nostro che non è stato fischiato, e addirittura oltre al danno c'è stata la beffa con l'ammonizione su un malcore. Le chiedo un'ultima cosa, ha fatto un'analisi completa a 360 gradi, il Cerignola si è presentato allo Stadio Adriatico come unica squadra ad aver fermato il Catanzaro. Mi fa un paragone? Perché a Pescara interessa molto la sua opinione anche sul Catanzaro, questo paragone Pescara-Catanzaro. Io vorrei soffermarmi su quelle che sono le caratteristiche e il lavoro che ha fatto oggi la mia squadra. Se dovessi dare un giudizio per entrambe le squadre, dico che sono sicuramente due squadre attrezzate per lottare per i vertici della classifica.